Ciao a tutti gli amici di Oram Online, siamo qua pronti per un nuovissimo unboxing. Come vedete tengo tra le mani una videocamera, una delle tante videocamere on board che potete trovare nel nostro shop, che si è appena rinnovato peraltro, shop.oramonline.it. Bando alle ciance, passiamo subito al prodotto che voglio presentarvi oggi. Si tratta della Midland XTC 400, quindi al momento il top di gamma della gamma di telecamera appunto Midland, studiate per l'utilizzo estremo, quindi per gli sport subacquei piuttosto che per gli sport estremi e ovviamente per il nostro, diciamo così, sport, che è il motociclismo. Andiamo a vedere cosa troviamo nella scatola. Allora, iniziamo a tirare fuori tutti quelli che sono gli accessori che sono presenti in questa Midland XTC 400. Ecco qua, siamo riusciti a liberare il corpo della videocamera dall'involucro, che ovviamente come tutti gli involucri delle videocamere è fatto veramente in modo molto curato, e abbiamo separato il contenuto della confezione che andremo a vedere fra un attimo. Partiamo appunto dalle caratteristiche di questa action cam. Qui troviamo come sempre manuale di istruzioni, manualistica varia. Si tratta di una videocamera full HD, questa è una cosa che non c'è da stupirsi perché la quasi totalità della gamma Midland offre soluzioni in full HD, ma di un full HD pensate da 30 o 25 frame al secondo, e scendendo di risoluzione passando all'HD abbiamo dei frame che possono essere 60 o 50 e arriviamo addirittura, pensate, a 120 o 100 frame per secondo in risoluzione 848x480, quindi veramente delle riprese assolutamente fluidissime. Per quello che riguarda il sensore, troviamo un sensore da 12 megapixel, quindi immaginate bene che in modalità foto è capace questa piccola videocamera di realizzare riprese veramente veramente stupende. Dotata di lente a 7 elementi, angolo di visualizzazione, angolo di visuale di ben 170 gradi, quello che ormai è un pochino lo standard per quello che riguarda le onboard camere, e caratteristica peculiare di questa videocamera è la possibilità di ruotare l'obiettivo, soluzione già che si può trovare già in qualche altro modello in commercio, ma sono veramente pochi i modelli in cui è presente questa funzione a mio parere veramente utilissima, perché pensate che in questo modo non dovrete più preoccuparvi di fissare la telecamera in maniera assolutamente perfetta su mettersi perpendicolare. Sarà sufficiente controllare questo pallino e ruotarla nella maniera più adatta per avere una ripresa fissa, stabile e orientata, centrata in modo corretto. Troviamo un supporto per le micro SD fino a 32 giga e un pacco batteria che vediamo qua, questa è la batteria, da 1700 mAh, una batteria veramente capiente che dovrebbe garantire fino a 5 ore di registrazione. Tutto questo in un corpo videocamera di appena 140 grammi. Registra in formato H264, quello che ormai è lo standard, diciamo MP4, e una cosa molto interessante è la funzione One Shot, One Button Rec. Qui potete trovare, come potete vedere, questo bottone che si fa scorrere in avanti e indietro e praticamente avvia la registrazione. Molto comodo perché nel retro della videocamera, sotto al coperchio, voi trovate le impostazioni, quindi scegliete la qualità e quant'altro. Dopodiché potete andare a semplicemente far partire la registrazione. C'è ovviamente un LED che vi segnala che la registrazione è cominciata e voi non dovete fare altro che godervi appunto lo sport o la cosa che state praticando. Quindi niente più bottoni, bottoncini. Le impostazioni si impostano prima da dietro, quindi possiamo scegliere la qualità di registrazione. Possiamo attivare e disattivare una delle caratteristiche salienti di questa videocamera, che è il Wi-Fi, ne parleremo tra un attimo. O possiamo poi semplicemente chiudere il coperchio e iniziare la nostra registrazione. Passiamo agli accessori, teniamo qua la nostra videocamera e passiamo agli accessori. Sicuramente l'accessorio più voluminoso che si trova nella scatola è questo case subacqueo. Case subacqueo, vi assicuro, veramente robusto, in mano la sensazione è veramente di avere un oggetto di fattura decisamente robusta. Quindi case impermeabile che ci permette riprese anche subacquee, quindi non dovrete temere appunto di portare con voi la vostra
videocamera anche andando sott'acqua. Quindi appunto con questo case subacqueo non vi dovete più preoccupare di appunto dei spruzzi piuttosto che degli urti, della polvere nell'utilizzare la vostra videocamera. Consigliamo ovviamente di utilizzarlo sempre, perché per quanto anche la telecamera in sé dia una sensazione molto metallica, molto di robustezza, è comunque sempre consigliabile utilizzare il suo case protettivo per dare appunto quel tocco in più che permette di avere una videocamera veramente a prova di rottura, a prova di acqua, a prova di bomba. Andiamo a vedere gli altri accessori della confezione. Troviamo una slitta dotato di testa sfera, vedete, che va appunto fissata su uno degli attacchi che viene fornito. Questo permette, dopo aver fissato la videocamera, di orientare ulteriormente la ripresa. Inoltre troviamo questo supporto multidirezionale, vedete, è fatto, la forma ricorda quella di una ventosa, quindi qualcosa di circolare in modo da poter essere appiccicato veramente ovunque. Dotato appunto di questo snodo che ci permette di fissare dove vogliamo la telecamera, un supporto più curvo ad esempio adatto al montaggio su casco e il classico cavetto USB. Cosa dire di questa videocamera? Veramente una videocamera che offre prestazioni eccellenti. Una delle caratteristiche che vi segnalo è la possibilità di scaricare l'applicazione Midland per poter utilizzare la funzionalità Wi-Fi che questa videocamera integra perfettamente e riguardare e guardare in diretta quello che state riprendendo sul vostro smartphone. Quindi smartphone Apple, smartphone Android, potete comunque scaricare la apposita applicazione e collegarvi al wifi della telecamera. Non mi resta che invitarvi a scoprirla su shop.ramoline.it, che è il nostro nuovo negozio online in cui troverete tutti i nostri prodotti. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo unboxing. Ciao!